Io dico così, Baldini, ritmo, intensità, aggressività, concetti di gioco, qualità, un primo tempo stellare. Ma l'avevamo visto anche giovedì nella partita che abbiamo giocato contro l'Angolana e quindi è l'Angolana. Città di Montesilvano. Ah, Città di Montesilvano. Oh, no, sì. E quindi contro questa squadra anche giovedì abbiamo visto che stavano bene, quindi i ragazzi sono in fiducia, hanno grande autostima. La cosa bella è che fanno delle partite piacevoli e fanno enormemente piacere anche i complimenti che fanno i tuoi colleghi dalla stampa qui in Toscana, che io conosco anche, quindi mi fa piacere che hanno visto un Pescara bello, ordinato e soprattutto un Pescara che ci mette sempre il cuore. Baldini, rispetto non dico a quella partita con il Pineto in Coppa Italia dove poi l'hai cambiato modulo, ma anche rispetto alle prime vittorie in trasferta, questo è un Pescara che è cresciuto in maniera esponenziale. Qual è il segreto? Ma in parte che a Terni abbiamo vinto una gran partita giocando benissimo. La partita che abbiamo vinto un po' in maniera sporca è stata la partita di Rimini, quella è stata una partita un po' sofferta, che abbiamo trovato il gol a 5 minuti alla fine. E poi credo che tutte le altre vittorie che abbiamo fatto fuori casa sono merito di questi ragazzi che ci hanno... Anche quella con Rimini è un merito, abbiamo vinta, mi ripeto, in maniera sporca dal punto di vista del gioco, ma poi dopo da lì in poi tutte queste partite di fila che abbiamo vinto, da Chiavari a Ascoli a Ferrara a stasera, sono tutte grandi vittorie fatte soprattutto con... Oltre che con le idee, ma soprattutto mettere il cuore nelle idee, che non è facile, perché a volte uno ha le idee, ma se non ha il cuore poi alla fine non ottiene nulla. Loro stasera sono riusciti a metterci veramente il cuore e hanno fatto un primo tempo stratosferico, a differenza di altre volte che ha sempre fatto bene il secondo. Faccio una considerazione e poi do la linea allo studio. Va bene la doppietta di Merola, abbiamo detto in cronaca ben tornato Davide, va bene il primo di Tonin, però le uscite in pressione di Dagasso, di Valzania e di Squizzato nel primo tempo con l'aggressività ai tempi giusti credo siano state la chiave della partita. Ma io penso tutta la squadra, perché se lo fanno loro e non vengono accompagnati dagli altri poi la pressione gira vuoto. Per via che la pressione abbia successo bisogna che tutta la squadra riesca a pressare nella maniera giusta, con i tempi giusti. Fate la domanda a Silvio Baldini, gliela giro io al mister biancazzurro. Sì, Fabio. No, Enrico, io la considerazione che faccio è la stessa che dicevo prima. Qual è la ricetta, visto che il mister ha una grandissima esperienza, in un gruppo non abituato a vincere magari potrebbe subentrare un po' la paura di vincere in questo momento, che è ancora presto, però... Sai, stare così tanto davanti, magari ci dovesse vincere pure il recupero, iniziano a essere tanti punti. Chiede Fabio Ferraresi, che naturalmente la saluta, se questo che è un gruppo giovane potrebbe avere la paura di vincere ora, essere lì su in classifica. No, non credo, non ci interessa niente, non pensiamo neanche noi di essere primi. Proprio il nostro pensiero di essere primi non esiste proprio. Che gliela faccio notare la classifica, più 4 con una gara in meno. Ma voglia, intanto la leggiamo tutti, però dentro di noi sappiamo che non conta niente, non abbiamo fatto niente, non ci interessa e dobbiamo solamente andare per la nostra strada. Posso fare una domanda? Questa cosa qui può succedere se arrivi all'ultimo, che può venirti, dice, il braccino corto, perché magari basta fare un risultato e ottieni qualcosa di importante. Lo posso capire che può accadere, ma in questo momento qui proprio non ci interessa assolutamente. Vai Massimo, poi no, dobbiamo salutare Baldini. Velocemente, perché come diceva giustamente Baldini, cuore, intensità, grandi giocate nel primo tempo che è stato stratosferico, però a mio avviso il segreto di questa squadra, la squadra che sa stare in campo, le distanze sono sempre giuste tra i reparti. E dice Massimo Profeta che il segreto di questa squadra è le distanze, la squadra sa stare bene in campo. Questo è un altro motivo per cui la squadra sta facendo questi grandi risultati, proprio perché riescono a rimanere sempre corti, riescono sempre a chiudere le linee di passaggio fra i reparti, fra attacco e centrocampo, fra centrocampo e difesa, e tutto questo poi diventa un qualcosa di bello anche non dico da vedere, ma bello perché tu sai che sei efficace, perché poi quando rubi la palla e puoi far male agli avversari. Chiudo così. Riprendo le sue parole in conferenza, ha detto speriamo di regalare un sorriso in cielo a Vincenzo, stasera gliela regalata. Sì, ci mancherebbe, non bisogna dimenticarcelo che lui appunto se n'è andato, ma prima di andarsene si è venuto a trovarmi al campo,
però lui mi disse conta vincere, non conta il gioco, però è andato anche il gioco. E io dico guarda, le ultime tre vittorie, dai, è anche bello vedere che Pescara abbia un gioco, dai.